Un successo la giornata inaugurale della perdonanza celestiniana numero 728, quella in cui per la prima volta il corteo storico tornato mobile e il fuoco del Morrone hanno coinciso. Tantissima la gente che ha visto il corteo, tra cui lani turisti, come tanta gente ha partecipato all'accensione del tripode. Ieri sera è stata anche la volta dello spettacolo inaugurale messo in piedi dal maestro Leonardo De Amicis e da Paolo Lolli. Sul palco le emozioni dell'intramontabile Roberto Vecchioni, di Diodato, LDA e Gaia per i giovani, una star internazionale come Tony Adle che ha incantato il pubblico. Per Roberto Vecchioni, commosso sul palco, un gradito ritorno all'Aquila, ormai si definisce amico della città. Io ho una specie di particolare affetto per gli abruzzesi, per la loro sincerità, simpatia e per la bellezza delle donne, che sono bellissime, bisogna anche dirlo, e per la cultura che hanno e per l'amore per la propria terra, tantissimo, e quindi l'Aquila mi sta proprio nel cuore. Intanto, questa mattina c'è stata la prima edizione del Premio del Perdono, alla presenza tra gli altri del Vescovo Ausiliare Monsignor Antonio D'Angelo, del Sindaco Biondi e di Paolo Mazzeschi, che ha realizzato la scultura del premio. Quest'anno il premio non poteva che andare a Papa Francesco, che arriverà domenica prossima in città, ma il premio sarà consegnato a lui il 7 settembre in un'udienza privata. È una ricchezza che la nostra città, la nostra diocesi, ha ereditato. È una ricchezza che va avanti da 728 anni, e quindi dice anche il suo valore e il suo significato, e per la città, ma anche e soprattutto per gli altri, a chi lo riusciamo a comunicare, al mondo intero in qualche modo, perché sia veramente, come dire, un faro per tutti, dove riproponiamo alla comunità, al mondo, all'uomo, ecco, un percorso di luce, un percorso di speranza,